È entrato in azione questa mattina il compattatore che servirà a riciclare e rivendere il polistirolo delle cassette utilizzate per l'imballaggio del pesce, uno strumento atteso da tempo, giunto nel complesso del mercato ittico nei giorni scorsi e installato e acceso per la prima volta proprio oggi. A benedire il tutto c'erano, insieme alla direttrice del mercato ittico Manuelita Lelli, il sindaco Antonio Spazzafumo, l'assessore al porto Laura Camaioni, il presidente della Piceno Ambiente Rolando Rosetti, l'amministratore delegato dell'azienda Leonardo Collina e il consigliere comunale Lorenzo Marinangeli. Al compattatore che ci è stato consegnato è uno strumento che al mercato ittico serviva, era necessario. Dobbiamo ringraziare chiaramente la regione per aver contribuito all'acquisto di questo compattatore, la Piceno Ambiente, la cooperativa San Pietro, insomma tutti coloro che si sono adoperati affinché si potesse avere lo strumento e anche la gestione. Chiaramente andiamo verso sempre più una sostenibilità, visto e considerato che comunque le cassette di polistirolo, tante volte che vediamo buttate qui fuori dall'area del mercato ittico, a volte creavano anche un inquinamento anche nel mare, non solo a livello di terra. E quindi diciamo che lo smaltimento che potremmo realizzare con questo compattatore e anche il riutilizzo del polistirolo è un modo per poter creare una filiera di sostenibilità. Questo era importante, ci teniamo, ci stiamo prendendo molto cura dell'area del mercato ittico, cercando di arricchirla sempre di strumenti che possano servire per lavorare bene e per dare sempre servizi migliori. Per me è stato un risultato grosso e soddisfacente. È passato tanto tempo, ricordo la prima volta che questo risultato, del compattatore, lo portai all'attenzione del presidente della Piceno Ambiente, Collina Leonardo, il quale è piaciuto subito il discorso. Perché? Perché il compattatore, spiegandolo velocemente, ha questa facoltà che compatta tutto quel polistirolo che al mattino si crea, ma si crea non solo dalle barche dei nostri pescatori, si crea anche dai vari magazzini, dai vari commercianti, che teniamo presente che tutto il pesce di importazione arriva tutto con polistirolo, e quindi al mattino, vendendo il pesce ai vari clienti, si creano delle montagne di polistirolo che in questo caso vengono smaltite e vengono riciclate, e quindi ne esce fuori un panetto, e questo stesso panetto ha un valore economico che viene acquistato dalla stessa ditta che ci fornisce il polistirolo per i nostri pescatori. Qual è il vantaggio? I vantaggi sono che la Piceno Ambiente non deve mandare più un uomo a prendere i due cassoni che abbiamo lì pieni di polistirolo. Il polistirolo sappiamo che viene smaltito in briciole, viene messo sottoterra, questo non avverrà più, quindi è una cosa ambientale perfetta ed è una forma di economia, di un circuito di economia perfetta, in quanto ci riprendiamo quel valore compattandolo e non vediamo più in giro polistirolo eccetera, quindi sporco e quant'altro. Ed è un mezzo, penso che questo sia questo strumento, penso che siamo l'unico mercato ittico ad esserne in possesso in Italia, o forse uno dei pochi che ha questo strumento. Il costo non è elevatissimo, ecco, questo è importante dire, che questa è partita questa idea da me, ma grazie a 15.000 euro mandati dal nostro assessore Andrea Maria Antonini, che ha la delega alla pesca, mandati al nostro comune, dove io ho indirizzato il comune sull'acquisto di questo strumento. Grazie poi alla collaborazione della nostra direttrice, che ha curato tutte le tempistiche e l'acquisto con la ditta dove è stato acquistato, ed oggi siamo arrivati. Abbiamo impiegato un paio d'anni, purtroppo la burocrazia ha questa lentezza qua, abbiamo impiegato 2 anni perché la cosa è partita circa 2 anni fa. A far funzionare il dispositivo saranno gli addetti della cooperativa San Pietro, per un servizio che verrà svolto ovviamente in coordinazione con la Piceno Ambiente.
questo è il frutto di una collaborazione e di un lavoro di gruppo fra il mercato ittico con la dottoressa Manuelita Lelli, con l'assessorato competente e di conseguenza con l'assessore Camaioni, Laura Camaioni, con Piceno Ambiente che ha messo il suo know-how a disposizione, la cooperativa San Pietro che si occuperà fattivamente della produzione e del riciclo di questi, del polistirolo, e ultimo ma non da ultimo il consigliere Lorenzo Marinangeli che si è prodigato a trovare dei finanziamenti che in parte hanno costituito la realizzazione di questo progetto. È importante, ci tengo a sottolinearlo, che si instaura così un'economia circolare, cioè le cassette di polistirolo che vengono utilizzate non verranno portate in discarica, ma verranno riutilizzate con un'economia e si formerà un'economia circolare, cioè le barre che verranno, che nasceranno dalla compattatura di queste cassette usate, verranno riconsegnate al produttore che con le stesse barre rifarà delle nuove cassette di polistirolo certificate che verranno riconsegnate agli armatori. Quindi da oggi è un punto molto importante per l'economia e soprattutto per l'ecologia del mercato ittico di San Benedetto, che coinvolge l'amministrazione, Piceno Ambiente, i commercianti e soprattutto gli armatori. Finalmente è arrivato il compattatore qui al mercato ittico, siamo molto felici perché è stato un lavoro di squadra, durato più di un anno, quindi insieme alla Regione che ci ha fornito 15.000 euro di contributo tramite il consigliere Marinangeli che ha spinto sull'assessore Antonini, la Piceno Ambiente, la cooperativa San Pietro e l'amministrazione, siamo riusciti finalmente a portare a casa questo traguardo. Si chiude il cerchio dell'economia circolare proprio perché così evitiamo che il polistirolo possa finire in mare e soprattutto che vada a inquinare, insomma, sia il nostro mare che la nostra terra.